Il Regno Unito invia carri armati all'Ucraina e invita la Germania a fare altrettanto. L'intelligence di Kiev: Putin vuole il Donbass entro marzo. A Westminster addirittura d'arrivo la legge sugli scioperi dei lavoratori dei settori chiave e il governo britannico cancella la legge scozzese sul cambio di genere. In ricordo di Martin Luther King a Washington, la marcia della pace per ricordare il padre dei diritti civili. Per la prima volta dal 1961 cala di 850.000 persone il numero degli abitanti in Cina. Secondo l'intelligence ucraina, Vladimir Putin ha fissato un nuovo obiettivo per la sua campagna militare: conquistare il Donbass entro marzo. Il segretario alla difesa britannico Ben Wallace intanto ha invitato la Germania a inviare i propri carri armati Leopard 2 in Ucraina, dopo aver confermato che il Regno Unito invierà 14 dei propri carri armati Challenger 2. Siamo impressionati dalla potenza delle armi britanniche, spiega questo militare ucraino a Lugansk. Abbiamo colpito obiettivi importanti, inclusi alla fanteria nemica. Va tutto bene, stiamo avanzando. Nel 326esimo giorno di guerra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Regno Unito e ha esortato a coordinare gli sforzi di tutti i membri della coalizione per difendere l'Ucraina e la libertà. Quello che è successo a Dnipro, con 40 vittime, il fatto che la Russia stia preparando una nuova escalation per prendere l'iniziativa nella guerra, il fatto che la natura dell'ostilità sul fronte richieda nuove decisioni nell'approvvigionamento della difesa, tutto ciò conferma quanto sia importante coordinare i nostri sforzi per difendere l'Ucraina e la libertà. Negli Stati Uniti circa 100 militari ucraini sono arrivati alla base di Fort Sill in Oklahoma per iniziare l'addestramento di alcuni mesi sul sistema di difesa missilistico Patriot, l'arma di difesa aerea più avanzata dell'arsenale di Washington che Kiev chiedeva da tempo. E nel Donbass continuano le evacuazioni dei civili. Qui si chiama Paraskovivka, un villaggio situato a 5 km da Soledara, dove sono tuttora in corso duri combattimenti. I volontari viaggiano di notte per evitare di finire nel mirino dei bombardamenti russi. Il Regno Unito dei sindacati protesta all'esterno di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico Rishi Sunak. Mentre in Parlamento si discute la legge che costringerebbe i lavoratori in sciopero in settori chiave come ospedali e trasporti a fornire un servizio minimo, i sindacati promettono battaglia. Il discusso disegno di legge Strikes Bill sugli scioperi del governo Sunak ha superato l'ultima fase parlamentare alla Camera dei Comuni dopo che i parlamentari hanno votato a favore della legge con 309 voti contro 249. Twitta il Premier: prima di Natale avevo promesso di sostenere meglio le forze dell'ordine per fermare le proteste. Oggi questo governo ha mantenuto la promessa. Le ondate di scioperi che hanno colpito il Regno Unito nelle ultime settimane sono però destinate a proseguire. La reazione del governo britannico punisce anche la Scozia. Ha deciso di bloccare una legge scozzese che rende più semplice per le persone transgender cambiare la propria identità di genere. È la prima volta che una legge della Scozia viene bloccata per aver influito sulla legge del Regno Unito. È un oltraggio che il Parlamento britannico stia tentando di ribaltare i risultati del Parlamento nazionale scozzese. Twitta la premier scozzese Nicola Sturgeon: questo è un attacco frontale al nostro Parlamento scozzese. Se questo veto di Westminster avrà successo, sarà il primo di molti. The Gender Recognition Reform Bill è stato approvato dal Parlamento di Edimburgo, ma lo stop inglese rischia di cancellarlo con un colpo di spugna. Erano in moltissimi a celebrare la memoria di Martin Luther King, padre dei diritti civili oltreoceano, nella giornata a lui dedicata, istituita dal presidente americano Ronald Reagan nel 1983. La giornata è celebrata da 40 anni a questa parte, il terzo lunedì di gennaio. Anche il presidente Joe Biden ha ricordato l'uomo e attivista King. Questo è il momento di scegliere. Sceglieremo la democrazia sull'autocrazia, la comunione sul caos, l'amore sull'odio. Queste sono le domande del nostro tempo, cui vorrei rispondere nella mia presidenza in virtù dell'eredità lasciataci da Martin Luther King. Dobbiamo solo guardarci indietro. A Washington i manifestanti hanno poi sfilato nel corso principale ricordando il padre di tutti i diritti civili, nato il 15 gennaio del 1929 e ucciso a 39 anni.
sospiro di sollievo a Palermo dopo l'arresto del boss mafioso più ricercato d'Italia, Matteo Messina Denaro. I residenti si sono riuniti per mostrare il loro apprezzamento a Carabinieri e Procura della Repubblica per la brillante operazione portata a compimento. Nonostante l'arresto, però, i pubblici ministeri avvisano che la lotta alla criminalità organizzata è ben lontana dall'essere chiusa. Perché abbiamo catturato l'ultimo stragista del 1992, era un debito che la Repubblica aveva nei confronti delle vittime di quegli anni e questo debito in parte è stato osservato. L'uomo, 60 anni, era stato condannato in contumacia per aver ideato decine di omicidi, tra cui quelli dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il suo arresto rappresenta il culmine di una repressione decennale contro la mafia siciliana, che pur gravemente indebolita gestisce ancora il traffico di droga e le operazioni di estorsione. Le autorità di Brasilia sono al lavoro per migliorare la sicurezza negli edifici governativi brasiliani saccheggiati dagli autori della violenta rivolta dell'8 gennaio. Sarà più che raddoppiato il dispiegamento di agenti di polizia, saranno 500 attorno alla piazza dei Tre Poteri a Brasilia, dove si trovano il palazzo del presidente Lula e la sede del governo. Mentre i fedelissimi di Bolsonaro pregano per lui, il giudice Benedito Gonçalves gli ha dato un ultimatum di 3 giorni per rispondere sul contenuto del documento, un presunto piano per ribaltare il risultato delle elezioni, rinvenuto in casa dell'ex ministro della giustizia Anderson Torres, che da sabato si trova agli arresti. La popolazione cinese è calata nel 2022 per la prima volta dal 1961, dopo il boom demografico voluto da Mao Zedong. È una notizia per certi versi clamorosa, perché evidenzia in termini ancora più netti la questione della crisi demografica che sta colpendo il paese più popoloso del pianeta. Spiega il commissario dell'Ufficio cinese di statistica. Alla fine del 2022 la popolazione nazionale, esclusi i residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan, e i cittadini stranieri residenti in queste aree, era di 1 miliardo 411 milioni di persone, con una diminuzione di 850 mila abitanti rispetto alla fine del 2021. Per i cinesi pare non essere una novità. La diminuzione della popolazione viene vista come inevitabile. Alcune interviste realizzate tra Pechino e Shanghai. Molti di noi nati negli anni 80 provengono già da famiglie con un solo figlio. C'è molta pressione quando si tratta di prendersi cura dei propri genitori anziani e pensare anche al futuro. È molto impegnativo avere figli. Chi osa fare figli? Il tasso di disoccupazione è alto, il Covid ha distrutto tutto, non c'è niente che possiamo fare e l'anno prossimo avremo di nuovo un calo della popolazione. La Cina, dopo decenni, nel 2016 ha posto fine alla politica del figlio unico, imposta negli anni 80 per contenere il boom demografico, allentando il controllo sulla pianificazione familiare, fino a consentire dal 2021 ad ogni coppia di poter avere fino a 3 figli. Mitteleuropa innevata. Qui siamo in Croazia. Dopo l'inizio insolitamente mite dell'inverno, la prima neve sta cadendo nelle regioni montuose di Like e Gorski Kotar. In altre parti del paese, soprattutto nel sud della Croazia, si segnalano piogge torrenziali e scirocco. Verso Zagabria, la capitale, la circolazione è stata vietata a causa della neve in alcuni tratti di strade ed autostrade. Gli spazzaneve sono comunque all'opera. Ampiamente prevista, le autorità croate non si sono fatte sorprendere da questa nevicata. Qui siamo in Austria. Le abbondanti nevicate nelle zone meridionali del paese hanno provocato incidenti stradali, ingorghi e interruzioni dell'approvvigionamento energetico. Numerosi camion sono rimasti bloccati al passo PAC sull'autostrada A2 in Stiria. Alcune strade sono state chiuse dopo la caduta di alberi. Situazione invece sotto controllo, con nevicate più lievi a bassa quota. Secondo le previsioni, il maltempo continuerà in Croazia e in Austria anche nei prossimi giorni. Neve in arrivo in Italia tra martedì e mercoledì. Il Museo del Cinema di Torino ha insignito Kevin Spacey di un premio alla carriera, un gesto che va al di là dei simboli, come ha riconosciuto lo stesso attore che, in italiano, ha ringraziato il museo per aver avuto il coraggio di invitarlo. Effettivamente si tratta della prima uscita pubblica di Kevin Spacey dopo l'assoluzione negli Stati Uniti dalle accuse di molestie. L'attore ha altri procedimenti in corso sempre per molestie sessuali.
All'uscita dal cinema non sono mancate le manifestazioni di affetto dei fan.